Ma il 4 a conoscenza non è quello il punto, è che ci serve ancora, ci serve un altro social link, cioè un altro, che compaia un altro personaggio prima di poterlo fare. Ma a proposito di stats, a che punto siamo? Siamo 3 a tutto. Sopra la media, brillanti e audaci. Si può fare. Maya! No, occhi rossi. E giochiamo con Maya. Uno, uno. Va bene. È proprio lui, Mafe. Interno dell'ospedale di Lunar Vale. C'è Maya nella stanza. Ciao, ti stavo aspettando. Sono ubriaca. Oh, really? Yeah, really? Calmami, Tatsu, non mi piace lavorare. Non ho tempo per divertirmi. Maya sembra divertirsi. 3 birre finora. Mi tieni i capelli? Anche del lavoro a cazzo nel weekend. Casa. LOL. Niente, ignorami. Non ti preoccupare, ora sono in pausa. L'avatar di Maya sta ballando. L'avatar di Maya si è seduto. Non ero così prima, non lavoravo mai a casa. Ma in questi giorni non ho voglia di fare niente al lavoro. Non ti piace il tuo lavoro? Lo amo, da piccola era il mio sogno. Maya sembra fiera. Sono passati 8 anni, forse sono solo annoiata. A volte vorrei che tutto rallentasse un po'. Minchia, che cazzo lo dici, Maya? Perché gioco qui se ho di meglio da fare? LOL. 3 birre così poche, Cerny, ricordati che i giapponesi reggono veramente un cazzo l'alcol. Non parlo così in real life, giuro, lo faccio solo online. Suppongo che dovrei scrivere in modo più corretto, tipo così, ma sono pigra. Mi piace che tu scriva bene online, fa molto... Yeah. Hai mai detto LOL in real life per sbaglio? Morirei di vergogna, Ropl. Una cosa così mi licenziano di sicuro. Non dirlo a nessuno, ok? Non voglio perdere il posto. Mi piace questo lavoro. Devo tornare al lavoro. Buonanotte. Lunes. Buongiorno. C'è un senso di inquietudine nell'aria. Sì, sono d'accordo. Beh, spero non abbia a che fare con le ombre. Browning Mitsuru. Akiko ha detto che forse arriverà un nuovo membro, ma non sappiamo quando verremo attaccati. Per cui resta sempre allerta. Dopo scuola. Oggi le lunes. Cosa possiamo fare il lunedì? Sempre frequentare la bamba. Abbiamo Kenji. No, Kenji non c'è. Bebe non c'è, abbiamo Maiko. E abbiamo Kazushi. E Hidetoshi. Emperor Arcana. Usciamo con facciamo un salto da Ciro. Membro. Tu sei puntualissimo sempre su ste cazzate. Sparisci per ore. Cioè, non ti si vede quasi mai in chat, tranne quando c'è il momento giusto, Nick. Sarà docenti? Dove la trovo? Chihiro. Niente. E allora usciamo di nuovo con la bimba. Mai sparito, sempre qui. Ah, arrivato ora? Con che tempismo, allora? Chira papà. Ma per costituzione i giapponesi non reggono per niente l'alcol? No, è proprio... non riescono... Gli manca praticamente l'enzima per processare bene l'alcol. Santuario Naganaki. Grazie per avermi ridato di Arama. Maiko! Siamo del tempo con Maiko. Maiko. Che ammazza l'asmatico a calci. Cosa facciamo? Adesso scegli tu. Il tempo passato con Mike ha fatto crescere il legame tra di voi. Senti che il vostro rapporto si rafforzerà presto. Non bastava. Va bene. Non mi dà fastidio questo con Mike. Me lo darebbe con Kanji. Sala comune del dormitorio.
Stai chiacchierando con gli altri mentre mangi. Ehi, hey, Yucatan, hai visto i messaggi sulla bacheca degli studenti? Sai che la settimana scorsa è stata trovata una ragazza davanti al cancello, no? Beh, secondo una voce è stato lo spirito curioso di una storia di fantasmi. Ehi, dai! Nessuno crede a queste cose! Vero? Beh, di che parla questa storia? Cosa? Sarà sicuramente inventata! Che ci importa? Mi interessa. Avanti, raccontacela. Junpei si china in avanti e parla con voce misteriosa. Non sai dove l'abbia presa, ma tira fuori una torcia. Buonasera e benvenuti alle incredibili storie di Junpei. Ci sono molte cose strane in questo mondo. Secondo una storia, chi rimane a scuola fino a tarda notte verrà divorato da un fantasma assassino che infesta le aule. L'altro giorno un mio amico, che chiameremo Shu, mi ha detto: Junpei, ho visto qualcosa di strano. Sembrava serio, allora gli ho chiesto cosa fosse. Riguardava la ragazza della seconda e ha detto di averla vista entrare a scuola la notte dell'incidente. Non potevo crederci. Non è il tipo di ragazza che esce di notte, lei. Ma Shu era pallido come uno straccio. Insisteva a dire che era tutto vero. E poi ho capito. Il fantasma avrà tentato di mangiarsi la ragazza. Ecco perché l'hanno trovata a terra davanti al cancello. Ho sentito un brivido lungo la schiena e ho iniziato a sudare freddo. Già questo mondo è proprio pieno di cose strane. Paura, eh? E di incredibili storie. Cosa ne pensi, Akiko? Eh? Nemmeno una parola sulla mia straordinaria interpretazione. Credo che bisognerebbe indagare. Wow, non pensavo che avessi paura dei fantasmi, Yucatan. Un po' fa ridere. Bada come parli. Ok, allora indaghiamo. Chiederemo tutti in giro per il resto della settimana. Ti dimostrerò che si tratta solo di una leggenda metropolitana. Mi fa piacere. La storia è molto inquietante. Eh? Allora ci pensate voi. Ma se fossi in voi dormirei con un occhio solo. Cosa? Dormirei con solo un occhio aperto. Ah, abbiamo cambiato con le divise estive. Adesso abbiamo solo la camicia. Ciao Mattia, tutto bene, grazie. Perché loro non potevano immaginarsi che al set siamo al 18° piano del Tartarus, isola di Gekkokan. Nessuno di loro si poteva aspettare che in quel piano ci fosse Guido Calandrin, il signor Calandrin dietro lo Shadow. Siamo fichi! Tana per Calandrin, il signor Calandrin dietro la scrivania. Oh, streghetta macagnau! Esso sta proprio mona. Sapevo che non mi dovevo nascondere qui, che pirla! Buonasera, sono tornato a trovarti come promesso. Come stai? Ma lui ha la voce di... Raga, lui non è Akechi. Non è Robbie Damon. Ismaele, grazie per il sub, benvenuto tra i membri dello Squadrone della Morte. Mi controllate su... su Behind the Voice Actor? È sempre Yuri Lowenthal? Ah! Che è Yosuke? Per un istante mi era sembrato Robbie Damon. Hey, I'm Robbie Damon. Stupida Laura Bailey. Sono tornato per trovarti come promesso. Come stai? Vattene via di qui. Sono molto spaventoso. Sono molto pauroso. Sei tu. I'm glad you. Mi fa piacere che ti ricordi di me. Tra una settimana la luna sarà di nuovo piena. E dovrai affrontare la prossima sfida. Attenzione. A presto. Il ragazzo è scomparso. Wow,
Piero, grazie per il sub per il settimo mese, bentornato. Buongiorno. Sai cosa? Da oggi in poi mi impegnerò al massimo. Buona fortuna. Ma almeno sai di cosa parlo. Beh, ogni modo, cerca di ricoprire il più possibile anche tu. Di scoprire il più possibile anche tu. Ricorda, hai solo fino a venerdì. Conto anche su di te. E andiamo a chiedere in giro. Ah, questa espressione mono susamagiku. Susamagiku. Si trova anche in Ugetsu Monogatari. Tra le storie di Ugetsu Monogatari sono particolarmente affezionato a quella della moglie fantasma. Una storia inquietante, ma toccante. A proposito, conosco una bella storia di fantasmi. Volete sentirla? Ti senti a pezzi, vuoi chiudere gli occhi? No! A quel punto il suo amico, entrato nel tunnel con lui, iniziò a urlare all'improvviso. «C'è una ragazza dietro di te!» Terrorizzati corsero a casa, ma lui iniziò a sentire come un graffiare ogni notte. E una voce flebile che diceva «Fammi entrare! Fammi entrare!» Ma lui sapeva che la camera accanto alla sua era vuota. Una notte decise di bussare sul muro da cui provenivano i suoni. Vicinissima all'orecchio, la voce si udì forte e chiara. «Sono qui! Ed ecco come la mia famiglia si è guadagnata un nuovo membro. È cresciuta come un essere umano qualunque. Temo il giorno in cui dirà di voler sposare una povera ragazza». Oh, ecco la campanella. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Diceva let me in, let me in. Oh, écoute, tu stavo cercando. Shane, verrai al club di moda giusto? Non ho ancora deciso, bebè. Ti divertirai se vieni nell'aula di economia domestica dopo la scuola. L'high school. Non so il francese, solo lo spagnolo. Però non devi farlo per forza se hai altri impegni. Spero di vederti lì. Au revoir! Bebe sembra entusiasta, come sempre. École? École? Salva. E andiamo a raccogliere info. Tu! I fantasmi non devono essere per forza inquietanti, no? Se un fantasma avesse l'aspetto di una bella ragazza mi farei perseguitare senza problemi. Devi leggere meno webcomic porno. Basta che non faccia cose strane tipo divorarmi l'anima. È esattamente quello che farei. Odio i pettegolezzi. La storia della ragazza svenuta ha fatto il giro della scuola. Spero che nessuno metta in giro voci su di me. No, tranquillo, sei ininfluente. Francesi. Bebe! Tutti parlano del fantasma e di argomenti simili. Io odio gli scherzi di quel tipo. Come quando dicono che il fantasma ti prenderà se resti a scuola troppo a lungo. Ah, meglio che vada. Ciao! Andiamo sul tetto. Aiuola. Pare che i fiori stiano per appassire. Ah! Dobbiamo trovare un annaffiatoio, immagino. Ciro! Ciao! L'altro giorno, quando mi hai chiesto di uscire, ci ho pensato. Se per te va bene, ti andrebbe... Scusa, ho da fare! Dai, facciamo le indagini un altro giorno. Torniamo a casa con Ciro. Ok, allora vado a prepararmi. Liceo Gekkokan, atrio principale. Ne sei sicuro? Cioè, sono felice che tu voglia, ma... Rilassati. Già, non sono brava a parlare con i ragazzi. Ce ne sono un sacco nel consiglio studentesco, per cui devo lavorarci su. Oh, la scuola è quasi finita, andiamo. Davanti al dormitorio, siete arrivati fin qui senza parlare. Ma c'è un botto di immondizia di fronte al dormitorio, ma fa schifo! Oh, scusami, stavo solo pensando a cosa dire. Stavo cercando di trovare un argomento che potesse interessarti, ma non ci sono riuscita. Questo è il dormitorio di Watodai, giusto? Tu vivi qui, Shane. Casa mia è nell'altra direzione. Scusa, avrei dovuto chiedertelo. Non scusarti, per favore. È colpa mia. Sapevo che stavamo andando nella direzione sbagliata, ma non sono riuscita a dire nulla. Grazie mille per... trovare del tempo per me, Shane.
Ma che carina. Tu cosa sei? Star o Fortune? Non mi ricordo. Justice. Tu sei Justice, come me. E come Nanako. E come Akechi. No, è molto caruccio, Chihiro. Beh, ti prego di scusarmi. Sup, dude? Sup, dude? È molto cute patuta, Chihiro. Nella root femminile è Kenny il Justice Arcana, sì. Cosa abbiamo? Horror House. Coraggio aumenta di molto. Let's go. Sup, dude? Ehi, hey, stai indagando su quella storia di fantasmi? Ma certo. Ma certo. Oh. Ma certo. Davvero? Non dovremmo lasciar fare a Yucatan? Io ho di meglio da fare. E poi ho un sacco di storie dell'orrore da raccontare. Scommetto che ti sei accapponata la pelle ascoltando quella dell'altra sera. Però dicono che sia vera. Ok, salviamo. Vediamo i nostri... Prima le nostre stats, perché adesso siamo a 3-4-3 se non sbaglio. Sì, abbiamo aumentato il fascino, dobbiamo aumentare sapere e coraggio. Social link. Allora, oggi è... Non ho visto la data, oggi è mercoledì. Potremmo uscire di nuovo con la bimba. Con Bebe, ma non abbiamo un personale della temperanza. Forza. Dovremmo... però la team manager non abbiamo un persona dello strength arcana. Martedì, giovedì e sabato. Martedì, lui... no, non possiamo uscire con lui. Potremmo andare da lui. Non abbiamo l'imperatore. Lui non c'è. Allora, indaghiamo e poi usciamo con la bimba. Ti abbiamo già chiesto. Però non abbiamo il persona dello strength. Hai sentito? No. Mitsuru Senpai vorrebbe un uomo che ama studiare. Ma davvero? Dimmi di più. Forse dovrei studiare di più. Go girl! Se fossi la più intelligente della classe, forse potrei fare colpo su di lei, anche se sono una ragazza. Ehi, love is love is love. Sai che ora vanno di moda le storie dell'orrore? Io ho troppa paura per ascoltarle. Se sei l'ultimo a rimanere nell'edificio, sentirai un inquietante annuncio. Dagli altoparlanti inizierà a uscire la voce tremolante di un'anziana signora. E se non esci dalla scuola entro 42 secondi, troveranno il tuo cadavere in una pozza di sangue. Beh, allora proviamo a dare un'occhiata alla sala altoparlanti. Dio mio, ma sta parlando di me. Atrio principale. Signora! Voce da vecchia... Salve! No, questa è vecchia. Come faccio a fare la voce di una donna adulta? Salve! No? Salve! No? Salve! No, questo è Obi-Wan Kenobi. Salve, tu! Vieni qui, piccolo amico. Non ti farò del male. Ma certo che lo conosco. Sono io. Romagnola? Salve! Ti do il benvenuto! Hai sentito di quella studentessa svenuta? Sta bene? Stanno succedendo un sacco di cose strane. Fa attenzione. Non lo so fare, romagnolo. No, lascio fare. Devo fare Valentino. Hai sentito di quella studentessa svenuta? Sta bene? Stanno succedendo un sacco di cose strane. Fa attenzione, eh? Cosa abbiamo? Il coprilibro. Cosa cazzo faceva già il coprilibro? Minchia, ma io ho quasi già finito i soldi. Ma ho di nuovo solo 2000 yen. Miau, sì, Morgana. Cosa fa il coprilibro? Cos'è? Se lo devo dare a un certo punto a qualcuno.
Coprilibro in pelle, piacerà a qualcuno, immagino. Ah, eccoli qua. Sempre un po' calabrese. È un po' diverso il calabrese, Mirko. Una delle studentesse svenute era una compagna di classe di mia sorella. Forse stava scappando anche lei di casa. Il tio che frequentava sempre quei brutti ceppi in quel posto. Deve essere successo qualcosa là. Dietro il club Escapade. Una ragazza svenuta della mia classe. Ho sentito che scappava di casa per passare tutta la notte fuori. Deve essere per quello che è finita così. Pensavo che avrei scoperto qualcosa, invece un cazzo. Sono svenute tutte e tre, ma facevano parte di classi e anni diversi. Non erano neanche negli stessi club. Diciamo che la mia indagine non sta andando benissimo. In parte perché avevano come amici quei teppisti. E ovviamente non voglio averci niente a che fare. Hai visto? Un uccello si stava riposando su quel ramo e lui gli ha tirato un sasso. Se continua così gli verrà posseduto dagli spiriti marigni. O magari no, solo una voce. Chi? Chi è lo stronzo? Quell'albero sembra speciale, chissà perché lì. Serve a commemorare qualcosa. Cavolo, non molla proprio. Per seguirmi così a lungo ci vuole una volontà di ferro. La grande probabilmente diventerà una detective. Oh, venne di Atlantis è diverso. Perché accento è siculo, quello di Vinny. Beh, quanto tempo ci ho messo? 10 secondi, 11 al massimo. Ho fatto un ponte. Non è che c'è qualcosa di più sportivo, un tonno? Io ho letto su internet alcune storie di fantasmi che stanno diffondendo a scuola. Sai di quelli studenti morti che ora sono dei fantasmi e mangiano gli esseri umani? Aspetta, come fa la gente a sapere che mangiavano umani? Ci sarebbero resti. Aspetto il mio ragazzo. Tutto quello che sta succedendo mi è spaventata. Perché mi accompagnare a casa? Che è bravo. Chivalry is not dead. C'è Naoto qui. C'è Naoto qui e non lo sapevamo. No, non c'è Naoto. Ero venuto qui perché non mi sentivo bene. Volevo le pastiglie per la tosse, ma mi ha proposto una strana medicina. Non mi sentivo particolarmente coraggioso e ho rifiutato. Allora ho tirato fuori un'altra strana medicina mai vista. Seriously? Miau? Beh, abbiamo visto tutto. Ok, che social link abbiamo oggi? Che è Mercoles. Bebe. Maiko. Yuko, facciamo Maiko. Eh sì, facciamo Maiko. Mappa della città. Proviamo a vedere anche un attimo. Non mi ricordo se devo anche indagare dalle altre parti. No, lui è il game expert. Vicolo sul retro. No, non questo, vicolo sul retro. È vero, ci posso andare solo di notte, mi pare. Stazione di Port Island, vediamo se ci sono gli studenti qua. Genji, cazzo ci fai qua? Come va, Sane? Ehi, se dovessi fare un regalo a una persona, cosa sceglieresti? Ok, a me gli piacerebbe tantissimo un mazzo di rose. Sì, scommetto che se le facessi un regalo simile diventeremmo molto più intimi. Raflesia! Non importa, grazie. Hai presente i casi in cui la gente cade vittima della sindrome apatica, sì? Quelle persone sono così strane. Guardando un film potrei aumentare sapere, fascino e coraggio. Lui cambia ogni giorno e ogni giorno puoi lavorare qui quando non hai scuola. Ah, un altro posto dove fare i soldi. Micio! Miau. Oh, miau. Bello lui. Va bene, andiamo a Naganaki. Ciao, Maiko! Secondo te Kamichariga è qualcosa? Ha detto che riesce a venire solo di domenica, ma io quel giorno non posso. Oh, tesora. Uno,
Ok. Prima, ultima. Voglio giocarci anch'io. Ma oggi giocherò con te. Sì, passiamo il tempo con Maiko. Mi siete divertiti e il tempo è volato. Sai che l'altro giorno è stato il mio compleanno? Almeno quest'anno mamma e papà non se lo sono dimenticati. Si sono ricordati. Nessuno si dimenticherebbe di te. Certo che no. Non mangiavamo tutti insieme da tanto. Prima cenavamo insieme ogni sera. Perché mamma e papà non vanno più d'accordo? Ci sono! Chiederò perché vogliono divorziare. L'avevo detto già l'altra volta. Se elimino il motivo, tutto tornerà come prima, no? Farò di tutto per far tornare insieme i miei genitori. Tu mi aiuterai, vero? Ci posso provare, ma non funziona proprio così, tesoro. Break up. D'accordo, glielo chiederò. Magari possiamo giocare ancora qualche volta. Certo, quando vuoi, Marco. Oh, hey! Oh, hey! Allo! Mi sa che ci conviene andare a lavorare stasera, abbiamo solo 2000 yen. Grazie, no? Hai indagato su quella storia di fantasmi? Sì. Ho sentito tante storie diverse, non so cosa sia vero e cosa no. Magari è tutto inventato. Sei Hierophant? Odio il fatto che sia uscita l'opzione più noiosa e che il test abbia ragione. Shagol. Sì, lavora part time, ti prego. Giobia. Giorno. Che fastidio. Pensare così tanto alle storie di fantasmi mi ha fatto venire gli incubi. Come sta andando? Sta andando. Ma girano così tante voci che diventa difficile mettere insieme i pezzi. Comunque ho ottenuto alcune informazioni utili. Oggi indagherò più a fondo. Oh, Shane. Ciao, io, ecco, stavo pensando... Sì? Io, ecco, se ti annoi, allora magari possiamo... Non importa, ciao! Che carina! Ciro è molto caruccia. Ok, oggi è Giobia. Chi abbiamo di libero il giovedì? Ciro, ma non abbiamo nessuno del Justice Arcana. Chariot? Facciamo Chariot? No, completiamo sto stronzo. Dai, coglione. Ehi, qui si mette male, io... CBCR? Minchia che CBCR. Sì, usciamo con sto cretino. Shane, grazie. Sì, come te pare. Dove sei? No. Sì. Rank 8. Santuario Naganaki. Ehi, mi spiace averti chiesto di venire qui. Io... Lascia stare. Sei nei guai? Giusto, io... Ehi, non so che fare. Beh, tutta la scuola sa di me ed Emiri. È uno scandalo enorme. Ma veramente tutti parlano solo dei fantasmi. Emiri verrà trasferita in una scuola in Kyushu, nel Kyushu. Che dovrei fare? Dovresti parlarle. Sì, proprio come pensavo. Però mi stai evitando del tutto. All'improvviso ha smesso di rispondere al telefono e ai miei messaggi. Probabilmente lo fa per proteggermi, però... Kenji sembra sul punto di piangere. Non posso restare qui senza fare niente. Devo pensare a un piano. Mi serve il tuo aiuto. No, non ci voglio avere un cazzo a che fare, Kenji. Non ci tengo. Ci vediamo. Grazie per la chiacchierata. Non ci voglio avere un cazzo a che fare, Kenji! Welcome back.
ma posso lavorare soltanto allo Chagall e solo in quei giorni. Cioè, se io volessi fare un lavoretto serale... Farmacia, negozio di antiquariato, la mandragora, B Blue B. Print Club. Vendredi. Ehi, ricordi di cosa abbiamo parlato lunedì? La storia di fantasmi. Stasera ne discuteremo meglio. Sembra divertente. Già, ho sentito storie interessanti. Non ti scordare, ok? Non ho altri programmi per venerdì sera. Chi è? Shane, c'è una cosa che devo assolutamente dirti. Di che si tratta? Beh, potrebbe volerci un po', per cui... Fammi sapere quando hai tempo, ci becchiamo. Beh, in realtà avrebbe senso cercare di maxarlo prima della fine, cioè prima della della luna piena, così dopo la luna piena ci liberiamo purtroppo di Nekomata e di Jack Frost, liberiamo lo spazio del Magician Arcana e via. Beh, oggi è venerdì, voi due avete chiesto in giro come avevamo detto, eh? C'era qualcosa in programma per oggi? Junpei, ti avevo detto di... Lo so, sto scherzando! È proprio un caratteraccio. Allora ci vediamo nella sala comune dopo la scuola. Non dimenticatevelo. Sì, signora. Salviamo. Ci strappiamo subito il cerotto con Kenji. Esatto, ce lo leviamo subito dalle palle. Venerdì non abbiamo nessuno di più urgente, vero? Che c'è solo il venerdì. Bebe. Yuko c'è il sabato. Sabato. Katsushi. Lui c'è un botto di volte. Hidetoshi, ma non abbiamo l'imperatore. Facciamo Kenji. Stazione di Port Island. Ehi, volevo dirtelo al ramen bar, ma posso anche dirtelo adesso. Ho deciso di andare a Kyushu con Emery. Ma Kyushu è un... cioè... È un'isola. Quindi è una regione, quindi nel Kyushu, vabbè. È come dire, ho deciso di andare a Sicilia, a Sardegna. Per cui questa è la nostra ultima ciotola di ramen insieme. Kenji sembra tormentato, ha l'aria molto seria. Qualcosa alla stazione ha distratto Kenji. Ma che... Emery! Con chi è? Buongiorno. La professoressa Kanon sta parlando con un ragazzo alla stazione. Riesce a sentire stralci di conversazione. Non credevo che si sarebbe... È solo un ragazzino, deve avere frainteso le mie. Credevo che si sarebbe sentito sollevato per il mio trasferimento. Ha detto che voleva... Gli altri studenti stanno... Non ci vorrà molto. Ti verrò a prendere. La nostra notte di nozze. Anch'io non vedo l'ora. Emery. Quindi è oggi che dovevo andarsene. Non sapevo nemmeno che se ne sarebbe andata oggi. Credevo saremmo stati insieme per sempre. Kenji sembra sul punto di piangere. Ridi di Kenji. Ah, coglione! Però la guida vuole affrontare Emery. Sto bene, ti ringrazio. Non è colpa di Emery. È colpa mia. Bravo! Non è... Perché Emery? Perché? Kenji sta piangendo. Mi hai fatto compagnia in silenzio. Oh cavolo, Nicola il naso. Grazie Shane. Senza di te io... Kenji ride e piange contemporaneamente. Andiamo a casa. Come deciso lunedì, ora terremo una riunione per parlare di cosa abbiamo scoperto.
Wow, fai proprio sul serio. Certo, ho un sacco di informazioni. Si è scoperto che non c'entrano i fantasmi furiosi. Ah, quindi è questo l'importante? Prima parliamo di come si è diffusa questa voce. Visto che la ragazza è stata trovata a scuola, c'è almeno una somiglianza con la storia di fantasmi. Ma perché la voce si è diffusa così in fretta? Se era la prima volta che accadeva. Le vittime erano 3. Esatto. Ma sì, quando l'ho scoperto il motivo mi ha sorpreso. Nei giorni seguenti ci sono stati 2 incidenti simili. Tutte e 3 le vittime sono finite in ospedale. Ecco perché se ne parlava. Poi, le vittime sono in classi diverse e non sembrano essere collegate. Però avevano una cosa in comune. Quale? Che cos'è? Un quiz? Tu lo sai? Uscivano insieme. Già, proprio così. E non è successo una volta o due. Erano in un brutto giro, stavano sempre fuori fino a tardi. Non può essere una coincidenza. Quindi, per scoprire la verità, dobbiamo indagare sul campo. Indagini sul campo? Scherzi! Sì, c'è un posto che le 3 vittime frequentavano spesso. Aspetta, non intenderei quel posto dietro la stazione di Port Island? Oh, lo conosci? Non ci si può andare! Ho sentito voci terribili su quel posto. Ma sì, allora dovremmo andarci tutti insieme. Tu vieni, vero? Certo. Grazie. Lascia stare, quel posto è pericoloso. Insomma, non credi che sia una cosa più grande di noi? Finora non abbiamo fatto altro che prendere ordini. A te sembra una cosa giusta? Capisco cosa intendi, ma non sarà bisogno di dirlo così. Acqua per me. Mi sa che non ho scelta, vero? Ok, allora ci andremo domani sera. Hai accettato di andare domani sera. A che punto siamo arrivati alla storia? Sta per entrare in campo Puka. Ah, ok, stiamo per indagare sulle ragazze scomparse, Gabriel. Sì, cosa c'è di bello? Horror House. Yes, siamo degli ossi duri, cazzo! Adesso siamo a 3-4-4. Ti ricordi che hai dei piani per stasera? Sì, lo so. Per oggi le lezioni sono finite. Let's go! Minchia, ridendo e scherzando abbiamo già fatto 12 ore. Unità social link. Maiko mi sa, perché è l'unica del sabato. Ci sarebbe Yuko, ma non possiamo. Prende Ciro, ma non possiamo. Sì. Maiko! No, Maiko piange. Sì, passiamo del tempo. Grazie. No, Maiko, non mi fare i pianti, piccola. Non è successo niente. Andrà tutto bene, Maiko. Amore. Ciao. Il mio papà, lui... Ma... Maiko ti è corsa incontro. Aspetti che Maiko si calmi. Papà, lui mi ha picchiata. Non so cosa fare. È terribile. Te lo sei meritato? No, è terribile, cazzo. Non so perché l'ha fatto. Perché? Ho solo chiesto il vero motivo del divorzio. Mi hanno detto che sono troppo piccola per capire. Allora ho insistito, papà si è arrabbiato e poi la mamma ha detto che è stata colpa mia perché davo fastidio. Cucciola, forse non mi vogliono più bene. Se non ci fossi non se ne accorgerebbero nemmeno. No, non è vero. Dici sul serio? Allora perché si arrabbiano? E se scappassi di casa? Voglio scoprire cosa provano davvero per me. Se mi vogliono bene, verranno a cercarmi, vero? È un segreto, ok? Non dire a mamma e papà che voglio scappare. So che non lo farai. Non è proprio un piano a prova di bomba, tesoro.
Beh, ora vado, giocheremo un'altra volta. Oh, Maiko, piccolina di cuore. No fighting. Dad, are you two fighting? No. All right, don't fight. Nanako. Bene, andiamo. Che fretta c'è? Resto del parere che sia una pessima idea. Come fai ad avere paura dei fantasmi, ma non di questo? È più facile avere paura di qualcosa che non si vede, no? Beh, a me fanno più paura le cose che si vedono, tipo mazze e coltelli. Sì, va bene, è un po' pericoloso. Dai, sarà una bella avventura. Ecco, quando fa così Yukari mi ricorda Sara. Si trasformeranno in pupetti di Creta e ritroveranno il vero amore grazie a un libro pervertito. Esatto, Mirko. Ma quando è che pubblichiamo un best of di It Takes Two? Mi sembra più una missione suicida. Avventura. Davvero, non vedi l'ora di andarci?